sangue prezioso di Gesù Cristo, essendo giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel suo sangue, per dichiarare la sua giustizia per la remissione dei peccati passati, mediante la pazienza di Dio, per dichiarare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che crede in Gesù. Romani 3, 24-26. Tre mangiavano, Gesù prese il pane. Lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai discepoli, e disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. E prese il calice, e rese grazie, e lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per la remissione dei peccati. Matteo 26, 26-28. E mentre mangiavano, Gesù prese il pane, e rese grazie. Lo spezzò e lo diede loro, e disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. E prese il calice, e dopo aver reso grazie, lo diede loro, e tutti ne bevvero. E disse loro: Questo è il mio sangue del nuovo patto, che è sparso per molti. Marco 14, 22-24. E prese il pane, e rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo anche il calice dopo aver cenato, dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è versato per voi. Luca 22, 19-20. Allora Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, e io in lui. Giovanni 6, 53-56. Però vi prendo oggi a testimoniare che sono puro del sangue di tutti gli uomini. Poiché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge, sul quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata col suo sangue. Atti 20, 26-28. A maggior ragione, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Romani 5, 9. Il calice della benedizione che noi benediciamo. Non è forse la comunione del sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo, non è forse la comunione del corpo di Cristo? 1 Corinzi 10 e 16. Allo stesso modo prese anche il calice, dopo aver cenato, dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore, finché egli venga. Perciò chiunque mangia questo pane e beve questo calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. 1 Corinzi 11, 25-27. Ci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, nella quale ci ha resi graditi nell'amato Figlio, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini 1, 5-7. Ma ora in Cristo Gesù voi che un tempo eravate lontani siete diventati vicini mediante il sangue di Cristo. Efesini 2, 13. Rendendo grazie al Padre, che ci ha resi degni di partecipare all'eredità dei santi nella luce, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati. Colossesi 1, 12-14. E avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di lui riconciliare tutte le cose a se stesso, per mezzo di lui, Dio
Dico, siano esse cose sulla terra o cose nei cieli. Colossesi 1:20, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente preso parte, per distruggere mediante la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, Ebrei 2:14. Ebrei 9. Quindi, in verità, il primo patto aveva anche ordinanze di culto divino e un santuario terreno. Poiché fu fatto un tabernacolo, il primo, in cui erano il candelabro, la tavola e i pani della presentazione, che è chiamato il santuario. E dopo il secondo velo, il tabernacolo che è chiamato il santissimo di tutti, che aveva il turibolo d'oro e l'arca del patto ricoperta d'oro tutt'intorno, in cui era il vaso d'oro contenente la manna, e la verga di Aaron che era germogliata, e le tavole del patto, e sopra di essa i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio, di cui non possiamo ora parlare in particolare. Ora, quando queste cose erano così ordinate, i sacerdoti entravano sempre nel primo tabernacolo, compiendo il servizio di Dio, ma nel secondo entrava solo il sommo sacerdote una volta all'anno, non senza sangue, che egli offriva per se stesso e per gli errori del popolo. Lo Spirito Santo voleva significare questo, che la via al santuario non era ancora manifestata. Mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo, il quale era una figura del tempo presente, nel quale si offrivano doni e sacrifici che non potevano rendere perfetto colui che officiava. Quanto alla coscienza, che consistevano solo in cibi e bevande, e varie abluzioni, e ordinanze carnali, imposte loro fino al tempo della riforma. Cristo, venuto sommo sacerdote dei beni futuri, mediante un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mani, cioè non di questa creazione, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per tutte nel luogo santo, avendo ottenuto per noi una redenzione eterna. Poiché se il sangue di tori e di capri è la cenere di una giovenca, sparsa sugli impuri, santifica per la purificazione della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. E per questo egli è il mediatore del nuovo patto, affinché mediante la morte, per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, coloro che sono chiamati ricevano la promessa dell'eredità eterna. Poiché dove c'è un testamento, bisogna necessariamente che ci sia anche la morte del testatore, poiché un testamento è valido dopo la morte degli uomini, altrimenti non ha alcuna forza finché vive il testatore. Perciò neppure il primo testamento fu inaugurato senza sangue, poiché, quando Mosè ebbe pronunziato ogni precetto a tutto il popolo secondo la legge, prese il sangue dei vitelli e dei capri, con acqua, lana scarlatta e issopo, e asperse il libro e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue del testamento che Dio vi ha imposto. Inoltre asperse di sangue sia il tabernacolo, sia tutti gli utensili del ministero. E quasi tutte le cose sono purificate con sangue secondo la legge, e senza spargimento di sangue non c'è remissione. Era quindi necessario che i modelli delle cose nei cieli fossero purificati con queste, ma le cose celesti stesse con sacrifici migliori di questi. Poiché Cristo non è entrato nei luoghi santi fatti con mani, che sono figure del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. E neppure che egli offrisse se stesso più volte, come il sommo sacerdote entra ogni anno nel luogo santo con sangue altrui, perché in quel caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola, alla fine del mondo, è apparso per togliere il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, ma dopo ciò viene il giudizio, così Cristo fu offerto una volta sola per portare i peccati di molti. E a coloro che lo aspettano apparirà una seconda volta senza peccato per la salvezza.
poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ebrei 10, 4. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Ebrei 10 e 19. Quanto più grave castigo, pensate voi, sarà ritenuto degno colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha ritenuto il sangue del patto, col quale è stato santificato, cosa impura, e ha oltraggiato lo Spirito della grazia. Ebrei 10 e 29. E a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che parla meglio di quello di Abele. Ebrei mezzogiorno e 24. Infatti i corpi di quegli animali, il cui sangue è portato nel santuario dal sommo sacerdote per il peccato, sono bruciati fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Ebrei 13, 11-12. Ora il Dio della pace, che ha fatto risuscitare dai morti il nostro Signore Gesù, il grande pastore delle pecore, mediante il sangue del patto eterno, vi renda perfetti in ogni opera buona, affinché facciate la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui. Per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ebrei 13, 20-21. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere aspersi del sangue di Gesù Cristo, grazie a voi e pace siano moltiplicate. 1 Pietro 1, 2. Perché sapete che non siete stati redenti con cose corruttibili, come argento e oro, dalla vana condotta tramandatavi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di un agnello senza difetto e senza macchia. 1 Pietro 1, 18-19. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1, 7. Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza in cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. E tre sono quelli che rendono testimonianza sulla terra, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi in uno. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è più grande, perché questa è la testimonianza di Dio che Egli ha reso del suo Figlio. 1 Giovanni 5, 6 a 9. E da Gesù Cristo, che è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A Lui siano la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Apocalisse 1, 5 a 6. Cantarono un cantico nuovo, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai redento a Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Apocalisse 5, 9. E io gli dissi: Signore, tu lo sai. Ed egli mi disse: Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Apocalisse 7,14. E lo vinsero per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza, e non amarono la loro vita fino alla morte. Apocalisse mezzogiorno e 11. E vidi il cielo aperto. Ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiamava fedele e verace, e giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e sul suo capo c'erano molte corone. E aveva un nome scritto, che nessuno conosceva se non lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. E gli eserciti che erano nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino fino, bianco e puro. Apocalisse 19, 11-14.
Guardiamo con fermezza al sangue di Cristo e vediamo quanto è prezioso il suo sangue agli occhi di Dio, che, versato per la nostra salvezza, ha ottenuto la grazia del pentimento per tutto il mondo. Prima epistola di Clemente ai Corinzi 4, 5. E le diedero anche un segno, che appendesse fuori della sua casa una corda scarlatta, legandola con essa, affinché per il sangue del nostro Signore ci fosse redenzione per tutti coloro che credono e sperano in Dio. Vedete, amati, come non c'era solo fede, ma anche profezia in questa donna. Prima epistola di Clemente ai Corinzi 6 e 10. Reveriamo al nostro Signore Gesù Cristo il cui sangue è stato dato per noi. Prima epistola di Clemente ai Corinzi 10, 6. Per carità il Signore ci ha uniti a sé. Mentre per l'amore che portava verso di noi, il nostro Signore Gesù Cristo ha dato il suo sangue per noi, per volontà di Dio, la sua carne per la nostra carne, la sua anima per le nostre anime. Prima epistola di Clemente ai Corinzi 21, 7. Per questo motivo il nostro Signore si è degnato di dare il suo corpo alla distruzione, affinché attraverso il perdono dei nostri peccati potessimo essere santificati, cioè, mediante l'aspersione del suo sangue. Poiché così dice la Scrittura, egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, è stato schiacciato per le nostre iniquità, e per mezzo del suo sangue noi siamo stati guariti. Egli è stato condotto come un agnello al macello, e come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, così non ha aperto la sua bocca. Epistola generale di Barnaba 4, 1,3. Come essendo seguaci di Dio e stimolandovi con il sangue di Cristo avete perfettamente compiuto l'opera che vi era connaturale. Epistola di Ignazio agli Efesini 1, 3. Ignazio, che è anche chiamato Teoforo, alla Santa Chiesa che è a Tralinasia, amati da Dio Padre di Gesù Cristo, eletti e degni di Dio, avendo pace attraverso la carne e il sangue. E la passione di Gesù Cristo nostra speranza, nella risurrezione che è per mezzo di Lui, che anche saluto nella sua pienezza, continuando nel carattere apostolico, augurando ad essa ogni gioia e felicità. Epistola di Ignazio ai Tralliani 1, 1. Perciò, rivestitevi di mansuetudine, rinnovatevi nella fede, cioè nella carne del Signore e nella carità, cioè nel sangue di Gesù Cristo. Epistola di Ignazio ai Tralliani 2, 7. Desidero il pane di Dio che è la carne di Gesù Cristo, della discendenza di Davide, e la bevanda che desidero è il suo sangue, che è amore incorruttibile. Epistola di Ignazio ai Romani 3, 5. Ignazio, che è anche chiamato Teofono, alla Chiesa di Dio Padre e del nostro Signore Gesù Cristo, che è a Filadelfia in Asia, che ha ottenuto misericordia, essendo fissata nella concordia di Dio, e gioendo sempre nella passione del nostro Signore, ed essendo adempiuta in ogni misericordia attraverso la sua risurrezione, che anche saluto nel sangue di Gesù Cristo, che è la nostra gioia eterna e incontaminata, specialmente se sono in unità con il Vescovo, e presbiteri che sono con lui, e i diaconi nominati secondo la mente di Gesù Cristo, che egli ha stabilito secondo la sua volontà in tutta fermezza per mezzo del suo Spirito Santo. Poiché c'è una sola carne del nostro Signore Gesù Cristo, e un solo calice nell'unità del suo sangue, un solo altare. Epistola di Ignazio ai Filadelfesi 1, 1,11. E che ho osservato che siete saldi in una fede incrollabile, come se foste inchiodati alla croce del nostro Signore Gesù Cristo, sia nella carne che nello spirito. E siete confermati nell'amore attraverso il sangue di Cristo, essendo pienamente persuasi di quelle cose che riguardano il nostro Signore. Epistola di Ignazio agli Smirnesi 1, 3. Nessuno inganni se stesso, sia le cose che sono in cielo e gli angeli gloriosi, e i principi, visibili o invisibili, se non credono nel sangue di Cristo, saranno per loro una condanna. Epistola di Ignazio agli Smirnesi 2 e 12. Saluto il vostro degnissimo vescovo, e il vostro venerabile presbiterio, e i vostri diaconi, miei compagni di servizio, e tutti voi in generale. E ognuno in particolare,
nel nome di Gesù Cristo, e nella sua carne e nel suo sangue, nella sua passione e risurrezione sia carnale che spirituale, e nell'unità di Dio con voi. Epistola di Ignazio agli Smirnesi 3:22, a cui tutte le cose sono sottomesse, sia quelle che sono in cielo, sia quelle che sono in terra, che ogni creatura vivente adorerà. Che verrà per essere il giudice dei vivi e dei morti, il cui sangue Dio chiederà conto a coloro che credono in Lui. Epistola di Policarpo ai Filippesi 1:7. Ma coloro che non osserveranno i suoi comandamenti, fuggono dalla loro vita e sono avversari di essa. E coloro che non seguono i suoi comandamenti, si consegneranno alla morte e saranno ciascuno colpevole del proprio sangue. Terzo libro di Erma 10:13. Sì, quindi considerarono l'uno con l'altro se andare a mostrare queste cose a Pilato. E mentre ancora ci pensavano, si videro di nuovo i cieli aprirsi e un certo uomo scendere ed entrare nel sepolcro. Quando il centurione e quelli che erano con lui videro queste cose, si affrettarono di notte da Pilato, lasciando la tomba che stavano osservando, e raccontarono tutte le cose che avevano visto, essendo grandemente angosciati e dicendo, veramente era il figlio di Dio. Pilato rispose e disse, io sono puro del sangue del figlio di Dio, ma siete stati voi a decidere questo. Allora tutti si avvicinarono e lo pregarono e lo scongiurarono di comandare al centurione e ai soldati di non dire nulla delle cose che avevano visto, perché è meglio, dicono, per noi essere colpevoli del più grande peccato davanti a Dio, e non cadere nelle mani del popolo dei giudei ed essere lapidati. Pilato quindi comandò al centurione e ai soldati di non dire nulla. Il Vangelo perduto secondo Pietro 1:11. Allora la parola di Dio venne ad Adamo e gli disse, o Adamo, come tu hai versato il tuo sangue? Così io verserò il mio sangue quando diventerò carne del tuo seme, e come tu sei morto, o Adamo, così morirò anch'io. E come tu hai costruito un altare, così io farò per te un altare sulla terra. E come tu hai offerto il tuo sangue su di esso, così io offrirò il mio sangue su un altare sulla terra. E come tu hai chiesto perdono tramite quel sangue, così io farò del mio sangue il perdono dei peccati e cancellerò le trasgressioni in esso. Il primo libro di Adamo ed Eva 24, 4 a 5. E, ancora, per quanto riguarda l'acqua della vita che cerchi, non ti sarà concessa oggi, ma il giorno in cui verserò il mio sangue sul tuo capo nella terra del Golgota. Perché il mio sangue sarà l'acqua della vita per te, in quel momento, e non solo per te, ma per tutti quelli della tua discendenza che crederanno in me, che sia per loro un riposo eterno. Il primo libro di Adamo ed Eva 42, 7 a 8. Dio disse inoltre ad Adamo, così accadrà anche a me, sulla terra, quando sarò trafitto e sangue scorrerà sangue e acqua dal mio costato e scorrerà sul mio corpo. Che è la vera offerta. E che sarà offerto sull'altare come un'offerta perfetta. Il primo libro di Adamo ed Eva 69, 6.